lettura nelle ore notturne del PIP non sia imminente. Cosa secondo lei farà? Faranno i manifestanti? Allora, noi continueremo ancora finché non avremo una risposta per tutte le vacanze di Natale. Dopo Capodanno, se ancora non avremo una risposta, abbiamo intenzione di fare di qualcosa di più incisivo. Probabilmente ci recheremo in regione. Regione chiederemo udienza con il presidente. Ma secondo lei è una cosa che dipende dal presidente oppure è un'organizzazione relativa ai medici, che alla carenza di medici? L'ho detto prima antecedentemente mentre parlavo e illustravo l'iniziativa. Secondo me i dirigenti dell'ASP devono imparare a sfruttare bene le risorse che hanno all'interno. Siamo in un periodo di pandemia, tutti quanti sono utili, tutti sono necessari e quindi la gente che magari in questo momento fa un lavoro amministrativo deve scendere sul campo. Diamo appuntamento a chi ci segue da Costa Viola News per il prossimo... Per il prossimo lunedì 27 noi saremo anche qui. I quali negli anni, fine anni 50, hanno messo in moto un meccanismo di solidarietà che si è concretizzato nella creazione di questa struttura che in tutti questi decenni ha offerto a tutta la collettività, non solo cillese ma anche del comprensorio, tanti servizi sanitari dei quali finora purtroppo quello principale, quello forse più utile, ecco, il servizio di pronto soccorso è stato ridotto prima appunto di primo intervento e adesso per la mancanza di una unità lavorativa che è stata spostata in maniera così molto curiosamente in un'altra struttura della stessa ASP, la mancanza di questa unità lavorativa ha determinato la chiusura della parte notturna di questo servizio. Un triste epilogo che ora i cittadini cercano insomma di cambiare, di capovolgere. Sì, noi come amministrazione non possiamo che ringraziare la spontanea partecipazione dei nostri concittadini di tutte le frazioni, anche di paesi limitrofi, di Bagnara, che si sono presi la briga di manifestare in maniera civile settimanalmente tutti i lunedì la presenza e la sensibilità verso questa struttura. Dopo l'incontro a Catanzaro, sì, le cose non sono notevolmente cambiate, ancora abbiamo un PIP che funziona 12 ore. Cosa succederà dopo le festività natalizie se non verrà ripristinato in H24? Allora, dopo le festività natalizie, se non verrà ripristinato, speriamo che con la nuova disponibilità di bilancio si possano trovare quelle soluzioni che finora non sono state trovate. È chiaro che noi abbiamo anticipato stasera, l'amministrazione sarà al fianco e in testa a una forma di protesta più rumorosa, che nel senso che possa essere sentita maggiormente e che possa raggiungere le orecchie di quanti sottovalutano il problema per risolvere, che sostanzialmente è una cosa, non chiediamo la luna, chiediamo la parte notturna di un servizio primario. Ma secondo lei l'intoppo dove sarebbe, dato che il governatore aveva dato la sua disponibilità? L'intoppo può essere semplicemente burocratico o, se mancanza di copertura di bilancio economica per il bilancio ormai chiuso del 2021. Quindi dal 1 gennaio 2022 con le nuove disponibilità di bilancio ci si augura che queste difficoltà finora incontrate spariscano, non ci siano più e si possa trovare quella soluzione al problema. Avevi detto che ti saresti battuta per i diritti e comunque per le problematiche di Reggio Calabria, detto fatto. Sì, detto fatto, perché credo sia una causa giusta stare insieme alle persone, ma è a tutti i cittadini che hanno diritto ad essere curati, cioè ad avere il primo soccorso, essendo un diritto, perché non mettersi in prima linea per questo. Come mai la scelta di venire a Scilla per stare accanto a chi soffre? La scelta è venuta molto spontanea, io conosco Carolina, mi è stato chiesto e davanti comunque è una persona che mi chiede, mi spiega il motivo. Una volta che so che è un motivo più che valido,
Allora, sono ben contenta di stare insieme a loro, al loro fianco, per lottare per questa cosa. Secondo lei riusciranno gli scillesi a recuperare quelle 12 ore di chiusura? Beh, speriamo bene. Ora c'è il nuovo presidente regionale, le cose si stanno un po' sistemando, come abbiamo detto, comunque ci saranno nuovi bilanci, nuovi rimpasti, un po' così come possiamo dire, quindi si spera di sì.